Roma! 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 Non ce la faccio più. Meno uno a Budapest per una delle partite più importanti della nostra storia. Mi può contraddire uno di un pubblico decisamente di età maggiore, ma la metto solamente sotto alla finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool persa nell'83, alla pari ovviamente della finale contro l'Inter di Coppa UEFA. Abbiamo scritto la storia, siamo in finale di Europa League. Un'italiana non ci riusciva dal 98, se non vado errato, e quindi stiamo capendo bene che abbiamo riportato l'Italia nel tetto d'Europa, ma lo stiamo facendo di annata in annata, perché abbiamo giocato tante di quelle semifinali, Champions League, Europa League, abbiamo vinto la Conference League l'anno scorso, due finali europee consecutive per la Roma nella storia, non era mai accaduto, anzi praticamente hanno pareggiato tutte le finali europee che la Roma ha disputato, ok? Per lo meno con le UEFA, poi sicuramente abbiamo vinto anche una Coppa delle Fiere, ok? Però ragazzi, è una partita che conta e la sto a vivere in modo tragicomico, nel senso che non si dorme più oggi, non si dorme, e risveglio tra l'altro traumatico, ok? Perché ragazzi, ti porti un'ansia dietro incredibile, già quando voli in finale, dopo la partita delle semifinali, ragazzi, la tensione la senti, figuriamoci mo che manca un giorno. Facciamolo anche per Totti e per Daniele De Rossi, i due capitani eterni, per i capitani che non ci sono più, perché Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, il nostro capitano, potrebbe alzare due coppe europee, ciò che Totti e De Rossi, che hanno scritto la storia di questo club, non sono riusciti a fare nemmeno la metà, in caso andasse bene, di quel che Pellegrini raccoglierebbe. Figli di Roma, capitani e bandiere, questo è il mio vanto che tu non potrai mai avere. E domani sarò qui come l'anno scorso, tutti allo stadio per sostenere la Roma. Ragazzi, domani allo stadio Olimpico per i maxi schermi. Sarà un'emozione incredibile. Comunque andrà, dobbiamo ringraziare sempre ed essere nati romanisti. Le finali si vincono e si perdono. Ma io le gioco e gli altri le guardano, ok? Domani è vita o morte. Sia per il mio morale, perché è stato un anno difficile, ma veramente difficile. Personalmente. Sia per l'anno della Roma, sia per il girone di ritorno, più che altro. E quindi la sto vivendo in una maniera abbastanza forte, così come tutti quanti i romanisti, per chi non c'è più, per chi è a Budapest, per chi se la vedrà all'Olimpico, per chi se la vedrà nei pub, per chi se la vedrà a casa. Ragazzi, sta partita è dei romanisti, ma dei romanisti veri, no quelli che sbucano quando le cose vanno bene, ok? E sarà ancora più vero chi in caso di sconfitta sosterrà per sempre questa maglia storica. Ragazzi, non si può pronosticare una finale, non si possono dare sensazioni, non do un pronostico, per carità di Dio, ma so solamente una cosa: stiamo affrontando la regina d'Europa, domani affronteremo la regina d'Europa, perché il Siviglia ha vinto ben 6 Europa League, quindi è il vecchio pelo di questa competizione, e tra l'altro quasi tutte negli ultimi anni. Una squadra importantissima a livello europeo, quest'anno maluccio in campionato, e proprio per questo con la zanna tra i denti vorranno conquistare questa finale, perché per loro è importantissima, così come lo è per noi, perlomeno in caso di fallimento, perché sarebbe un fallimento non entrare in Champions League dell'anno prossimo. Giocheremo l'Europa, quest'altri manco quello, quindi è una partita dai mille sapori, e purtroppo ci siamo messi nella condizione di doverla vincere per forza, perché in campionato abbiamo mollato 7 gare senza vincere. È chiaro che stiamo puntando tanto sull'Europa League, abbiamo già scritto la storia andando in finale, figuriamoci dovessimo vincere, esploderebbe Roma, così come è successo l'anno scorso.
e non me la sento di sbraitare contro la squadra, contro Mourinho in caso di sconfitta. Sarei sempre più tifoso romanista, sarebbero lacrime importanti, ma lo saranno sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Però, ragazzi, le finali si vincono e si perdono. Alla faccia di chi le gufa, ok? Per noi romanisti della nuova generazione è chiaro che è stato tutto tanto difficile, ma per quelli veri, ok? Non per chi pubblica storie solamente quando la Roma vince, per chi festeggia la vittoria solo in occasioni importanti. Io ho sofferto per la Roma, ho gioito da quando sono nato e per me questa è la partita più importante. È la partita più importante a livello affettivo, è la partita più importante che mi guarderò probabilmente per molti anni. E quindi è chiaro che mi porto dietro una tensione estrema per chi non c'è più, per chi la guarderà dal divano, per chi è a Budapest, per chi la guarderà sui maxi schermi dell'Olimpico. Godetevela, perché se dovesse andare tutto come deve andare, questa finale, questa vittoria sarebbe dei romanisti, ok? E non lo sono tutti quanti quelli che dicono di tifarla. Detto ciò, devo ringraziare vivamente i Friedkin perché ho vissuto nell'epoca Pallotta e sapete tutti quanti cosa significa ciò. Ho subito tante di quelle batoste in questi anni, tante delusioni. Vedere chiaramente un presidente che sposta tutte le carte in tavola, che mezzo modifica addirittura la storia di questa maglia storica e sessioni di calciomercato indecorose, ma tra l'altro dobbiamo sempre dire che la maglia resta, i giocatori vanno, la maglia resta, la fede è sempre quella. E quindi chiaramente sono stati anni complicati, senza vittorie, senza trofei, nel senso. Quindi ragazzi, nonostante abbiamo avuto sempre grandi squadre, e quindi questa è l'ora di mostrare quanto valemo, se così si suol dire, no? Per me questa partita è vita o morte. Per me questa partita, ragazzi, è tutto. È tutto e potrebbe essere il giorno più bello della mia vita come il più brutto. Ma comunque vada, dobbiamo sempre stare accanto a questa squadra, a questa famiglia, a questo gruppo. E devo ringraziare Mourinho perché, ragazzi, parliamoci chiaro, il primo allenatore che è riuscito a riportare una mentalità del genere a Roma, due finali europee consecutive, neanche nei più grandi sogni potevamo mai aspettarcelo, perché se qualche anno fa qualcuno mi sarebbe venuto a dire tra poco giocherai due finali europee consecutive e tra l'altro alzerai una coppa europea come è successo l'anno scorso, non ci avrei mai creduto, ok? Invece nella gestione dei Friedkin, tante soddisfazioni hanno portato a Roma un tecnico come Mourinho e mi fido di lui domani. Mi fido ciecamente di uno che ha vinto 26 titoli, di uno che ha vinto praticamente, anzi se non sbaglio, tutte le finali europee che ha disputato, che mi ha già fatto vincere una coppa e lo ringrazierò in eterno perché è la prima coppa che ho visto alzare dalla Roma. Quindi non posso assolutamente aggiungere altro riguardo la partita di domani. Mi aspetto la massima determinazione, la massima grinta e ovviamente il gruppo, ma deve essere una gara dove combattiamo tutti l'un per l'altro come una famiglia, così come è successo l'anno scorso, rischiando, soffrendo col defibrillatore, basta che poi ti porti a casa questa finale che poi andrà come andrà. Comunque vada, sempre forza grande Roma, è chiaro, perché noi siamo legati a questi colori, a questo simbolo, a questa la nostra storia e al nostro nome in particolare.
E quindi domani siamo tutti giocatori, siamo tutti quanti giocatori, sperando che vada tutto bene, ok? E sperando che la tappa di Budapest possa essere in eterno scritta nella storia della Roma in senso positivo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto con un commento. Onoriamo l'Italia, onoriamo la storia di Roma. Di Roma con il massimo impegno in campo, ok? Non c'è tattica, c'è una finale da vincere e posso vincere con un autogol ai tempi supplementari al 120° minuto. Ciao.